Ma buongiorno, come va? Tutto a posto? Seconda settimana del nostro nuovo format, rispondo alle domande di Google sulla SEO. Settimana scorsa abbiamo risposto a SEO cos'è. Oggi vediamo che cosa ci propone il buono vecchio Google. SEO come funziona? Che culo, so anche questa, te la dico subito. Google, per definire chi mettere primo quando uno cerca una roba su Google, primo, secondo, cioè per come posizionare, si è stilato una serie di fattori di posizionamento che non sono pubblici, quindi nessuno li sa nello specifico, alcuni sì, alcuni no, però sono tanti, più di 200, ok? E questi fattori sono legati a, diciamo, sette categorie, dividiamoli in sette. Fattori legati al dominio, quindi anzianità del dominio, che nome dominio è, quindi se ha delle keyword all'interno o no, che cosa c'è stato prima di te in quel dominio, altre cose legate all'hosting più strettamente, quindi non proprio al dominio, tipo che cosa c'è sullo stesso IP del tuo sito, robe di questo tipo, ok? Seconda cosa, l'ottimizzazione tecnica del sito, quindi quanto è veloce, ci sono degli errori tecnici sul sito, ci sono dei problemi di indicizzazione, ci sono dei redirect che non funzionano, tutte quelle robe lì, ci sono tante pagine 404, ottimizzazione tecnica, ok? Punto numero 3, l'architettura del sito, quindi come è alberato il sito, quali sono le pagine, come sono suddivise, Google ci capisce qualcosa, arriva, riesce a orientarsi? C'entrano tutte col tuo business o ci sono delle pagine che non c'entrano un cazzo? Ci sono delle pagine che si cannibalizzano, quindi che parlano della stessa roba e Google non sa quale delle due cercare di posizionare? L'alberatura. Punto numero 4, l'ottimizzazione delle pagine. Quindi ci sono tutti i title, description, gli H1, sono giusti, sono corretti, sono scritti bene, ci sono gli alt nelle pagine. Tutta una serie di cose che devono essere ottimizzate per ogni singola pagina. Punto numero 5, la bontà dei contenuti, cioè cosa c'è scritto nelle pagine del mio sito. Ci sono robe utili. Ci sono informazioni interessanti. È scritto tutto in italiano, cioè in italiano è scritto bene, perché se sei americano sarà scritto in inglese. Però è scritto tutto bene e si capisce, oppure è scritto palesemente per Google e Google non è che la piglia benissimo. Poi backlink numero 6, importante, cioè c'è qualcuno che ci linka? Se sì, quanti? Perché è importante che ci linka? Vuol dire ci sono degli altri siti che hanno dei link all'interno del loro sito che puntano alle nostre pagine? Perché è importante? Perché per Google quello vuol dire: oh, toh, guarda, questo sito è così interessante che addirittura gli altri, quando devono citare una fonte, citano lui e non un altro, capito? Quindi è una roba importante. Per quello si fa poi la famosa link building per migliorare il posizionamento, per far vedere a Google, far credere, perché la link building è una roba artificiale, quindi non è proprio, diciamo, il massimo della vita, però per far credere a Google che il nostro sito è interessantissimo. Ultimo ma non ultimo, fattori legati al traffico e al comportamento degli utenti quando trovano il nostro risultato nei motori di ricerca, tipo esce, quante volte lo cliccano, ok? Cioè sono terzo e cliccano di più un quarto, e per Google vuol dire che già il mio snippet, che è il risultato di ricerca, fa cagare, quindi non lo consiglio più, la prossima volta lo faccio uscire più in basso, tanto non lo cliccano, cosa non metto a fare. Poi tipo, cosa succede quando cliccano? Entrano nel sito e se ne vanno subito? Vuol dire che la pagina non è interessante, non risponde a quello che l'utente voleva, quindi la prossima volta non faccio uscire più, capito? Tutte le cose legate anche al comportamento degli utenti subito prima o dopo che hanno cliccato e quando arrivano sul sito. Quindi, torniamo alla domanda: come funziona? Abbiamo questi fattori? Li sappiamo più o meno? Sì, sono più o meno questi. Dobbiamo ottimizzare il sito per far sì che tutti questi fattori, che in tutti questi fattori noi siamo messi bene, capito? Così Google dice: ok, è tutto a posto, consiglio prima lui degli altri perché mi sembra meglio, capito? E niente, mi raccomando, se vuoi approfondire l'argomento, qua sotto ti metto il link del mio corso SEO, la SEO.zip. In 2 ore ti spari tutto, capisci tutto, costa 2 spicci, lo puoi pagare in 3 rate con PayPal. Io meglio di così non so fare, ti dico, eh? Comunque, provi sotto il link, lo puoi comprare e tutto. E noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!